A Sharm el-Sheikh si è conclusa la conferenza internazionale Blue, Biomedicine Life-Saving Underwater Education, patrocinata dall'ambasciata d'Italia al Cairo, che 20 anni fa ispirò l'istituzione del Master di secondo livello in medicina subacquea e iperbarica Pier Giorgio Data della Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. Hanno aperto i lavori gli interventi di Fabio Brucini, console onorario d'Italia a Sharm el-Sheikh e docente del Master PG Data, che ha ribadito l'importanza della collaborazione italo-egiziana in attività formative, e del professor Vincenzo Lionetti, docente di anestesia e rianimazione del Centro di Ricerche Interdisciplinari Health Science della Scuola Superiore Sant'Anna e direttore del Master PG Data, che ha presentato in anteprima gli ultimi risultati di una ricerca volta a dimostrare l'invecchiamento del cuore di chi lavora sott'acqua. Sharm el-Sheikh è una delle mete più ambite al mondo del turismo subacqueo e l'organizzazione dell'emergenza richiede un continuo aggiornamento. Di questo hanno parlato il dottor Adel Mohamed Taher, direttore del Centro Internazionale Iperbarico di Sharm el-Sheikh, e il suo primo collaboratore, dottor Ahmed Saker, entrambi docenti del Master Pisano fin dalla sua prima edizione. Non ha fatto mancare la sua presenza la Marina Militare Italiana, con le testimonianze del capitano di fregata Daniele Di Tullio, comandante del contingente italiano della Multinational Force and Observers, MFO, di stanza nel sud del Sinai, e il tenente di vascello Sarno Attanasio, medico operante presso la stessa MFO nella penisola del Sinai. Infine è intervenuta la professoressa Ola Adel Abdel Gawad, vicepresidente per le relazioni internazionali della King Salman International University di Sharm el-Sheikh, che ha messo in evidenza come la comunità scientifica mediterranea debba guardare alla ricerca in medicina subacquea e iperbarica come una risorsa per migliorare la qualità di vita del turista iperbarico, avvalendosi di un approccio sempre più multidisciplinare. È stata una intensa giornata di aggiornamento, ricca di stimoli per le nostre allieve e i nostri allievi, incoraggiati a confrontarsi con le nuove frontiere senza temere il cambio di paradigma nella comprensione di fenomeni fisiologici coinvolti nell'adattamento all'ambiente subacqueo. È il cambio di paradigma che garantisce il progresso medico, che si traduce in una maggiore prevenzione e salute per coloro che si trovano esposti ad ambienti estremi. Così ha concluso il professor Vincenzo Lionetti, sintetizzando gli obiettivi della giornata.